comunista? No, fascista. No, fascista. Ma facciamo un passo indietro. Lui è Gianni Alemanno e oggi fonderà un nuovo partito. Lui invece è Marco Rizzo e ne ha già fondato uno. Un po' fascio comunista. I tempi sono cambiati, i treni sono tornati puntuali e se vi ricordate Alemanno così e Rizzo così, siete boomer. Oggi infatti condividono un sacco di valori. Come potete dare un abbraccio dopo tutte queste belle parole insieme? Certo. Niente abbraccio. Noi siamo, diciamo così, gusti classici. Gusti classici, ecco. Battuta sugli omosessuali unisce destra e sinistra. Sono finiti i tempi in cui si menavano. 16-17 anni le hanno prese perché io menavo forte. Oggi è tutto cambiato. I camerati si risalutavano con il saluto romano. Oggi ci si saluta così. Salve. Salute. E a parte qualcuno che fa ancora il saluto gladiatorio, i simboli non contano più, a parte alcuni. Io la crocetta non me la leverò mai. Perché oggi qui si condividono valori, come l'educazione e l'affettività nelle scuole. Queste porcate che vanno a indottrinare i bambini. E va oltre destra e sinistra. Sull'idea di insegnare non so quale sessualità ai bambini di 3 anni, anch'io non sono d'accordo. Ma facciamo un altro passo indietro. Oggi a Roma si fonda Indipendenza e io mi sono svegliato all'alba perché volevo esserci. C'ho 2 accrediti addirittura e sono anche in controluce. Ora non più. E così iniziamo. Buongiorno a tutti gli indipendentisti. Ma da dove arriva questo nuovo partito? Proveniente dall'esperienza di Fratelli d'Italia, ancor prima del PDL, ancor prima di Alleanza Nazionale, ancor prima del MIS. Io credo di essere coerente. In poche parole... Io vengo dal Movimento Sociale Italiano. Storia di destra. Io sono un rautiano di ferro. Io sono il presidente del Popolo Partito IVA. Ah. Io cerco di capire cosa accadrà. Una conferenza. C'è anche dell'entusiasmo. È una bella cosa questa. E allora partiamo. Idee chiare sul Covid. Mi sono opposto sulle vaccinazioni obbligatorie e Green Pass. E anche sulla moneta ci sono già delle proposte. In economico ho parlato del ritorno del fiorino. È la critica all'Europa uno dei punti fermi. Ci fanno mangiare roba che noi abbiamo sempre schifato. Che cosa le fanno mangiare che a lei non piace? I vermi cinesi. Su Giorgia Meloni ci sono alcune perplessità. La barboncina di Biden che è seduta a Palazzo Chigi. E anche Simone Di Stefano, ex Casa Pound, applaude. Poi un salutino da Gianni e dal palco parla Rizzo, che termina citando Lenin. Vladimir Ilic. E riceve applausi. Poi invocano il leader alemanno. Padrone di casa. E lui arriva, ma è modesto. E la parola che cita di più nel suo intervento è verità. L'altra verità. La verità, la vera verità. La verità, quella vera. Dalle verità. Cose vere. Le verità oscure. La verità del popolo italiano. Poi parte un coro. Grazie, grazie. Ma nessuno lo segue. L'entusiasmo però c'è. Eccezionale, veramente eccezionale. Parliamo di contenuti. Si conferma la presenza di molti Novax. Siamo scesi in piazza contro questa dittatura. Che ora vedono un complotto anche sull'attacco del 7 ottobre, quello di Hamas sì, contro Israele. Prima dal palco. Com'è possibile il 7 ottobre? Io ho dei grandi dubbi. Grandi. E poi anche fra il pubblico. Ho proprio questa curiosità. Ho sentito dal palco che l'attentato del 7 ottobre qualche dubbio su Israele che sapesse non l'avesse fermato. Voi che pensate? Sembra piuttosto... c'è qualche dubbio, lo lascio. Quale sarebbe il guadagno di Israele? Ha la giustificazione di fronte al mondo per cercare di cancellare i palestinesi. E dietro ci sarebbero motivi economici. Io l'ho sentito dire anche altre persone che non stavano qui oggi. Si parlava di gas naturale, no? Un enorme bacino di gas naturale dietro Gaza. Adesso salta fuori che c'è anche sotto Gaza di petrolio, un petrolio enorme. Si parla già di cifre. Si parla di bilioni, trilioni, 524 milioni di dollari, ma credo si sia sbagliato, forse sono miliardi. E qualche ora dopo, in direzione ennesimo treno, tornando a casa, penso solo alle parole di FIFA e Arena. A proposito di politica, non si potrebbe mangiare qualche cosarellina?